Con il sindaco Cafaro qui nelle immagini, sindaco del comune di Sarno, davvero grossa partecipazione, grosso successo per questa kermesse sportiva che conferma e legittima praticamente il progetto sportivo della città di Sarno. Ecco, lei come sindaco, come primo cittadino, si sente soddisfatto? Beh sì, abbiamo patrocinato questa magnifica gara, oltre 1.000 atleti, tra l'altro è una gara che ricorda anche un nostro carissimo concittadino, amico, un politico di grande classe, insomma, l'amico Gaetano Ferrentino. Quindi al di là a chi è intitolata questa bellissima gara, ma è di per sé una gara eccezionale perché è un percorso veloce, più di 1.000 atleti, come dicevo prima, meglio non poteva essere, non si poteva svolgere questa gara podistica. Ecco, lei è amante dello sport, lei è venuto qui in bici, in piazza, è amante anche del podismo e amante dello sport in generale. Alla fine lei cosa deduce da un punto di vista tecnico per quanto riguarda questa gara? Ma intanto i concorrenti sono atleti eccezionali, insomma, si è corso anche velocemente. Credo che il primo atleta abbia fatto i 10 km in meno di 30 minuti, quindi è una gara molto bella, atleti forti. Ma indipendentemente da tutto questo, lo sport è una grande, ha una grande qualità, l'aggregazione. Quindi mettere insieme le persone e, non farli e farli sentire tutti accomunati sotto lo sport è una cosa bellissima, magnifica. Ecco, bene, diciamo che c'è stata una partecipazione fortemente femminile, il podismo continua a tirare nella regione Campania, quindi va di moda. Ma non, io credo che non sia solo un problema di costume e quindi di moda. Penso che sia un'attività che ci riallaccia alla natura, insomma. Noi siamo fortemente atleti. Cioè noi, tutto ciò ci riporta anche, come dire, a una sorta di albori, quando l'uomo doveva anche procacciarsi il cibo. Quindi, al di là di tutto, è una gran bella cosa ritornare un poco alla natura. Ecco, qual è la conclusione finale? Ma la conclusione finale è che dobbiamo continuare con questa bellissima edizione, quindi questa è la seconda, continueremo con la terza edizione. Ci auguriamo sempre che siano maggiori gli atleti. Lo sport è una grande attività sociale aggregativa, ma fa tanto bene alla salute. Quindi lo sport non mette soltanto insieme le persone e fa campioni, ma l'importante è veramente partecipare, nel senso che chi non vince, ma trova sempre riscontro nel conoscere le persone e nel stare bene in salute. Sono con Mariano Canzolino, socio della Sarno Runners, davvero gran soddisfazione e grosso successo per questa kermesse sportiva. Certamente quest'anno, come l'altro anno, ci siamo ripetuti e abbiamo fatto ancora meglio, veramente grazie al sacrificio di Mimmo Falciano e tutto il gruppo Sarno Runner e a tutti gli amici che ci sono stati vicino. Bene, diciamo tanta presenza, numerosa presenza, voi continuerete con la vostra costanza e coerenza. L'obiettivo è quello là di migliorarsi e rendere sempre più partecipe, soprattutto la popolazione sarnese e gli amici dei paesi vicini che da anni, condividiamo questi eventi e cercheremo di ripetere in più occasioni entro l'anno questo evento. Ecco, di allargarlo anche oltre la Regione Campania. Certamente, cioè, migliorarsi significa guardare anche oltre e portare delle novità oltre. Quindi al discorso sportivo, proprio di associazioni, per contribuire e dare una mano anche alle altre associazioni del territorio extra regione, insomma. Ecco, nelle conclusioni, questa gara da un punto di vista tecnico per te è risultata soddisfacente? Molto soddisfacente e ripeto, bisogna ancora migliorarla. Ci sono ancora delle cose che devono essere messe a punto per renderla ancora più eccellente. Con Emilio Diodato, agente Zurich, ecco nelle immagini, ecco Diodato, davvero una grande kermesse sportiva che favorisce anche e contribuisce su altri contesti. Assolutamente sì, tantissimi complimenti agli organizzatori che quest'oggi hanno ricordato un amico che per tanti anni ha dato una mano a tutti i sarnesi e poi nel ricordo di Gaetano che oggi compiva 50 anni, i ragazzi dell'associazione hanno voluto anche dare una mano a un'associazione di Sarno che si occupa di bambini splendidi, come ha detto lo speaker stamane, bambini autistici sul nostro territorio. Ecco, come ti è sembrata questa gara?
di altissimo livello. Io l'anno scorso per motivi personali non c'ero, devo dire che sono qua dalle 7:30 stamane e vedere 1000 persone alla partenza è stata un'emozione. Siamo con Iaia, primo classificato qui al Sarno della Carmax Camaldolese, davvero una grande gara e davvero alla fine grossa soddisfazione. Sono Iaia Kadiri, atletato Carmax Camaldolese. Oggi è fatto il primo classificato, la seconda volta è arrivato a Salerno, la prima ha fatto il primo, adesso ho fatto ancora, è andato con Salvini, c'è buona gara, c'è buona atleta, è andato solo, contento, sono contento per la vittoria. Allora, la gara alla fine, come stai ritracciata? Solo mi piace questa gara, stai a buona corsa, buona strada, solo mi piace. Siamo con l'atleta di Cava Picentini Costa d'Amalfi, davvero terza posizione per lei, com'è stata questa gara? Soddisfazione? Signori, bella, la percorro. Le premiazioni. La faccio per la seconda volta. L'anno scorso sono stata vincitrice sullo stesso percorso. Bello. Spa. Un percorso abbastanza bellissimo, tecnico, duro, però una gara organizzata molto bene. Il tempo un po' caldo, ma ci siamo difesi alla grande, soddisfatta. Prime posizioni russo della Cava Picentini Costa d'Amalfi. Davvero un percorso interessante. Com'è stata la dinamica della gara? Ce la puoi spiegare un attimo? Diciamo che la gara è bella veloce. Il caldo si è fatto sentire però, rispetto all'anno scorso comunque il clima era più o meno simile, permetteva di andare abbastanza veloci e niente, sono arrivato quarto, in realtà quinto, siccome un mio amico davanti ha sbagliato strada purtroppo, però comunque organizzata benissimo. Come è iniziata la gara alla fine? Diciamo è partito subito e in realtà non l'abbiamo, almeno io non l'ho visto, l'ho visto per pochi secondi, siamo rimasti un gruppetto avanti di 4-5. Però il primo in verità è troppo veloce, non l'abbiamo visto. In questo gruppetto di 4-5 poi alla fine c'è stata una fuga di un secondo, vero? E terzo atleta. Sì, c'è stata la fuga di un secondo, di un terzo. Poi c'è stata una distanza media di 50 metri. Quindi la dinamica della gara è consistita in un movimento abbastanza rapido, vero? Sì, sì, diciamo siamo stati insieme i primi 5 chilometri, poi dal sesto in poi ognuno si è distaccato di quei 50-100 metri e così si è portato fino alla fine.